Vi dicevo, allora, la reference che usiamo è questo libro che ho usato la settimana scorsa e onestamente, cioè, è un libro abbastanza intelligente, un po' difficile, però spiega un po' di cose interessanti. Al capitolo 5, che praticamente fa il suo metodo per dimensionare un assorber. Allora, prendiamo per la simulazione, la cominciamo da un template già fatto. Allora, partire da zero non è difficile se uno usa i modelli termodinamici preimpostati, le cose preimpostate. Però andando a vedere questo documento qui, ok, se uno va a vedere la reference dell'AspenTech per questo processo, si accorge che è stato fatto un grosso lavoro di revisione sulle proprietà termodinamiche dei componenti. Soprattutto si nota una cosa. Allora, Chemical Reactions, capitolo 3. La reazione chimica che comanda l'assorbimento vuole dire questa e questa, è stata fatta con un modello cinetico. Quindi, se uno vuole fare bene, molto realisticamente, questo processo con tutta la cinetica di reazione e le proprietà termodinamiche, deve fare un grosso lavoro di revisione in letteratura per avere i parametri. Viceversa, partendo dal template, tutto questo lavoro di regressione dei parametri termodinamici e di trovare la cinetica di reazione è già stato fatto. E questo ci permette di tagliare via una parte molto difficile e noiosa e andare sul resto. Allora, vi faccio dare un'occhiata soltanto in ambiente properties, a quello che vi dicevo, che vi accennavo. Queste sono le specie chimiche. Rispetto al template della Aspen Tech, ho tolto alcune cose che non ci interessano, tipo l'acido solfidrico, che quelli della Aspen Tech l'avevano messo dentro perché tante volte si trova nei gas industriali, però in questa simulazione non c'è e quindi erano tre specie chimiche e due reazioni chimiche in più che ci appesantivano il file e basta. Quindi l'ho tolto. Allora, come metodo è stato scelto il modello LTRRK con costante di R, ma con una modifica all'equazione di stato. E quindi non lo tocchiamo più. Questa è la chimica. Quindi c'è l'autoprotolisi dell'acqua, le reazioni dell'anidride carbonica con l'acqua e le reazioni della metiletanolammina con l'acqua e con l'anidride carbonica. Allora, fate caso che tutte le reazioni, anche quelle cinetiche, sono, come si dice, sono specificate nel pannello degli equilibri. Questo perché le reazioni cinetiche in Aspen Plus, ragazzi, si possono implementare soltanto nei PFR o nelle colonne reattive, ma non negli altri blocchi. Viceversa, voi potreste avere uno scambiatore di calore o anche uno stream in cui volete calcolare la concentrazione di equilibrio degli elettroliti. Quindi è necessario che anche le reazioni elettrolitiche che hanno una cinetica le scrivete nella tendina degli equilibri perché possono servire anche in altri blocchi in cui non potete avere la cinetica. Come si fa a ovviare a questo fatto? Tornate in ambiente simulation e vedete che in ambiente simulation vi compare nella tendina reactions le reazioni chimiche, ma con qualche modifica. Allora avete, ad esempio, l'autoprotolisi dell'acqua, la reazione della metiletanolammina con l'acqua e
La seconda dissociazione da bicarbonato a carbonato, sempre di equilibrio. Ma le reazioni che, secondo la letteratura, sono cinetiche, ce le avete definite come tipo cinetico e diviso in due, in avanti e in indietro. In avanti e in indietro. Cosa hanno fatto quelli che hanno progettato questo template? Praticamente hanno preso una reazione di equilibrio, l'hanno splittata nel termine in avanti e nel termine in indietro, e poi hanno definito le costanti cinetiche in modo che se uno fa la costante di avanti diviso la costante indietro, trova la costante di equilibrio che era stata implementata nell'ID in ambiente properties. È chiaro il concetto? Sì. Ma perché lo fanno? Non ho capito. Allora, lo fanno perché succede che se tu vuoi simulare bene una colonna reattiva, come in questo caso, hai bisogno di tener conto della cinetica di reazione. Ma esistono altri blocchi, come ad esempio uno scambiatore di calore normale, in cui non puoi inserire la cinetica di reazione, e allora ti viene comodo avere quella reazione definita anche come di equilibrio normale per calcolarla in quel blocco. È più chiaro Oh, adesso? capito. Questo modo però di dividere una reazione di equilibrio in due equazioni cinetiche è l'unico modo per dirgli che deve essere sia di equilibrio che cinetica. O meglio, non è l'unico modo, però è l'unico modo con questa classe di reazioni qua. È più chiaro il discorso? Questo, il gas da trattare lo copiamo dal libro e anche il riempimento della colonna usiamo quello previsto nel libro. Quindi, questo vuol dire che non fissatevi sui dettagli di questo laboratorio. Cercate di acquisire il metodo. Perché se voi un domani avete da trattare un gas diverso, non volete usare la metiletanolammina, volete usare un'altra cosa. Non volete riempire la colonna con quello che la riempiremo oggi, cioè il Mellepack, ma la volete riempire con qualcos'altro. Amen. L'importante è la metodologia. Allora, e il metodo presuppone una cosa. Allora, la prima cosa per dimensionare l'assorbitore è vedere quanto dovrebbe essere largo se avesse un'altezza infinita. Cioè, qual è il minimo diametro consentito? Perché voi capite che se ha un'altezza infinita, il diametro è quello minore possibile. Cioè, o meglio, il diametro tenderebbe a zero se l'assorbitore ha un'altezza infinita. Siccome in Aspen, per fortuna, non si può dire fammi una colonna impaccata di altezza infinita, scegliendo un'altezza assurdamente alta, dovremo vedere quello che è il minimo diametro oltre sotto il quale non si può scendere. Chiara l'idea? Il secondo step, dicono gli autori, è: bene, adesso che stai simulando una colonna con un volume di impaccamento assurdamente alto, perché stai cercando il diametro minimo ma su un'altezza molto grande, quindi il volume è di sicuro molto più grosso di quello che avrai nella realtà. Hai a disposizione una quantità di assorbitore grossissima. La quantità di solvente, cioè acqua con ammina, che starai usando nel caso di colonna infinita, è di sicuro la quantità minore possibile. Praticamente una colonna simulata in rate based, cioè con tutta la cinetica di reazione e la cinetica del trasporto di massa, che però ha una quantità di assorbitore grandissima, equivale a una colonna di equilibrio. Perché voi, nelle condizioni di un volume di impaccamento infinito, siete limitati soltanto dall'equilibrio termodinamico della cattura anidride carbonica ammina. Non ci piove.
Siete d'accordo su questo fatto teorico attuale? Se siete d'accordo, vado avanti. Se non siete d'accordo, lo Sì. ridico perché è importante. Cioè, Vai, vai. il primo passo di questo esercizio è innanzitutto trovare quello che dovrebbe essere il diametro minimo perché siete all'altezza infinita, ma soprattutto trovare la colonna reale che corrisponde alla colonna ideale. Perché il volume di assorbitore è stragrande. Ok? Allora, preparatevi ad avere problemi di convergenza. Almeno io ne ho avuti nei passati 2 giorni e quindi mi aspetto che magari anche voi ne avete. Con calma e sangue freddo se ne esce. Allora, il libro qua mi dice: il gas da trattare è fatto così. Ok? Se non lo vedete, ve l'ho detto anche, magari. Quindi spero che lo vediate. Comunque, è un fumo di combustione. Sì. Che sta a 313 Kelvin. Un bar, mettiamo 1,1 per sicurezza, ragazzi, perché così se poi il programma dovesse calcolare perdite di carico in colonna, siamo sicuri che lo stream entra lo stesso. La portata è molto grande. Allora, qui la dai in chili al secondo. Se la vogliamo fare in chili ora, sono 300 chili al secondo per 3600, 1.080.000 chili ora. Se no, se la volete mettere in chili al secondo, sono 300 chili al secondo. È una portata bella grossa da impianto industriale, molto molto grossa. Allora, il fumo è definito con le frazioni massiche. Quindi un 21% di anidride carbonica, quasi 75% di azoto e il resto acqua. Quindi l'acqua è il complemento 1 di queste cose. Allora, il secondo input è il solvente, cioè l'acqua con l'ammina. Allora, qua badate a una cosa, per fare un caso realistico, il libro vi dice che nel solvente non c'è solo l'acqua e la metilietanolammina, c'è anche un po' di anidride carbonica. Questo perché si suppone che questo solvente sia rigenerato da quello che esce dall'assorbitore, ma con un meccanismo di rigenerazione che evidentemente non restituisce l'ammina completamente libera dall'anidride carbonica. È una cosa che nei processi veri può succedere. Il requisito di progetto è che il 90% dell'anidride carbonica in ingresso venga trasferita al solvente liquido. Ok? Ma se gliene rimane dentro un po', è perché sto già anche mettendo in conto che la rigenerazione del solvente non sia perfetta, non sia ideale. E quindi nello stream di ritorno mi rimarrà dentro ancora un po' di anidride carbonica. Allora, questo discorso magari può sembrare un po' fumoso. Però quando uno singola il processo intero, cioè con l'assorbitore e lo stripper, e si accorge che magari lo stripper non ce la fa a pulire del tutto la metiletanolammina, capisce il perché. Ad ogni modo, passiamo a mettere gli input per lo stream di solvente. Queste sono le specifiche del solvente. Grazie.
Allora, fate caso a una cosa, non abbiamo la portata. Chiaro, no? Perché stiamo dimensionando ab initio. Ricordate la domanda retorica che ho fatto all'inizio. Qual è la minima portata di solvente che mi serve per togliere dal fumo di combustione il 90% della CO2? Qual è? Fa parte del gioco trovarla. Ora, Aspen però un numero lo chiede, altrimenti la simulazione non può andare avanti. Bene, allora un numero comincio a metterglielo. Per non saperne leggere né scrivere, da perfetto idiota, gli metto gli stessi chili ora del fumo che mi entra dall'altra parte. Ok? E che era uno, allora era 1 milione di chili ora, scusate, non 10 milioni. Ok. A questo punto possiamo iniziare a mettere giù la colonna. Allora, prendiamo una radfrac e magari usiamo l'icona fatta apposta per gli assorbitori. Una radfrac, eh? Non un altro tipo. Allora, cominciamo a definircela. Allora, non è equilibrio e rate based. Cominciamo a fare le cose sul serio. Quindi, ragazzi miei, il numero degli stadi, Chiara lo sa già, lo ripeto ai due Davidi. Allora, cosa rappresenta il numero degli stadi se la colonna è impaccata e quindi i piatti non ce li ha? Bene, il numero degli stadi rappresenta il numero di step in cui viene divisa il calcolo della colonna. Seguite un po' Dopo gli il. dovrei mettere un HTTP, penso, e lui si basa in base a quello. Allora, no, cioè, allora, hai ragione dal punto di vista concettuale, ma dal punto di vista pratico Aspen fa lo stesso, nel senso che tu gli metti qua il numero di stadi, poi gli metti in un altro menu che adesso andiamo a vedere l'altezza dell'impaccamento e a quel punto lui calcola, ah, guarda, con il numero di stadi che mi hai dato e con l'altezza dell'impaccamento che mi hai dato, il numero HTTP HTTP corrisponde a questo qua. Sta poi a te decidere se ti andava bene o no. Allora, concettualmente Davide è esattamente quella cosa là, come quando vai a vedere nei libri di chimica il numero di piatti teorici che corrispondono ai metri di impaccamento. Ok. Con il caveat che però non hai un piatto teorico a efficienza di Marfrey 1, cioè un piatto teorico di equilibrio. Quando vai a fare il calcolo rate base in Aspen, anche il piatto teorico che metti è di non equilibrio. Quindi diventa a tutti gli effetti semplicemente lo step lungo l'asse della colonna in cui stai dividendo il tuo conto. Allora, in questo libro che sto usando come reference, dice un'altra cosa. Allora, in teoria tu devi cominciare a mettere un numero di stadi piccolo per fare i calcoli più velocemente. Dopodiché, quando fai la simulazione la prima volta, la ripeti con un numero di piatti più grosso, vedi se i risultati cambiano. Quando i risultati non cambiano più, vuol dire che hai trovato il minimo numero di stadi per cui il calcolo è abbastanza raffinato. Allora, noi oggi questo non lo facciamo perché questo laboratorio ha già tante altre cose che vanno valutate per tentativi. Se ci mettiamo a valutare per tentativi anche questa, finiamo tra un mese. Quindi ci prendiamo 100 stadi,
che sono, allora, nel libro dicono che dopo aver fatto tutta l'analisi si trova che i piatti devono essere almeno 120, meglio 150. Però questo è un libro un po' pignolo su queste cose, cioè lo dico perché l'ho letto, e loro dicono di usare 120 stadi, ma perché vogliono spaccare il secondo decimale. Cioè, per un laboratorio didattico, 100 basta e avanza. Allora, il condensatore non c'è e la caldaia non c'è. Ok? Ogni tanto fate sì con la testa, così almeno so che continuate a vedere e a sentire. Ok, allora, il fumo entra al piatto 20, convenzione on. E il liquido entra al piatto, sì, piatto 20, al piatto 100. Allora, a pressione cominciamo a mettere un bar. Poi, giustamente, per avere la paletta degli stream che da rossa diventa blu, devo uscire un attimo fuori e connettere le uscite. Adesso andiamo qua, sotto Certo. specification, la tendina delle reazioni. Abbiamo parlato di cinetica, quindi dal piatto 1 al piatto 100 bisogna mettere la cinetica dell'assorbimento. Siamo d'accordo? Allora, non è necessario specificare gli hold up qui, perché quando uno fa il calcolo rate base con l'impaccamento, l'hold up lo calcola Aspen come cosa relativa all'impaccamento, non come cosa relativa agli stadi teorici. Quindi andiamo nei column internals. Questo praticamente è. Beh, ce ne basta uno. Ok, praticamente aggiungiamo un tronchetto. Aggiungiamo un tronchetto che occupa tutti gli stadi teorici. Seguite? Che figata, ma la V8 non ce l'aveva sta cosa. No? No, non ce l'aveva, sì. Ce l'avrà avuta nascosta da qualche altra parte. No, nel senso non c'era sto bel disegnino qua. Ah, non c'era il disegno, beh, figurati. E pensate alla versione 7 che cosa ci aveva. E Mi interessa. ci mettiamo in modalità rating. Allora, il libro consiglia di fare questa simulazione con il Mellepack e quindi per avere risultati un po' vicini, quindi Packed, Mellapack e dice anche 250. Queste sono tutte cose che trovate da pagina 55 in giù. Anch'io quando avevo fatto, provato a fare quella della mia colonna reattiva, avevo trovato queste specifiche qua. Ma pare che sia una cosa commercialmente molto in voga. Sì, perché lui stava simulando l'Ethermax e faceva così. Ethermax Process. Allora, qui vedete, avete anche diverse opzioni per l'aggiornamento delle perdite di carico. In prima battuta proviamo ad andare così, senza aggiornare le pressioni, perché comunque le perdite di carico non è che non le calcola, le calcola per poi buttarci fuori quello che secondo lui è il diametro buono della colonna. Allora,
L'altezza è infinita. La simuliamo mettendo praticamente 100 metri. Allora, notate una cosa, qui apparentemente, contraddicendo quello che ho detto, uno dovrebbe essere costretto a mettere lui il diametro della colonna come parametro di input, non a farglielo trovare ad Aspen. Ovviamente c'è un altro menu in cui questa cosa si recupera. Praticamente quello che adesso scriviamo qua è un diametro indicativo, che serve ad Aspen semplicemente per far girare i calcoli, per avere una base da cui partire. Adesso vi faccio vedere come andiamo a dirgli che questo diametro lo deve ricalcolare lui. Allora, intanto, se espandite questo menu qua a sinistra, trovate una ricapitolazione degli input. Poi trovate la tendina Packing Constant in cui vi ricapitola le caratteristiche del packing che avete scelto. Cioè, se il packing che avete buttato voi in colonna, anche se ha lo stesso nome, non ha le stesse specifiche tecniche, le potete cambiare qui. Allora, la prima opzione è una cosa relativa al metodo di Chilton-Coburn che serve a valutare il coefficiente di trasferimento di calore convettivo. Allora, per questa simulazione, le prime due le lasciamo perdere. La reaction condition factor invece la guida consiglia di cambiare da 0,5 a 0,9. Questo significa che la reazione di assorbimento avviene nel bulk del liquido e non all'interfaccia tra liquido e gas. In altre parole, è stato scelto dagli autori di questo libro, mettersi nella condizione in cui immaginate che nel film l'unica reazione che avviene è la penetrazione della CO2 nel solvente acquoso. Quando la CO2 è penetrata e quindi arrivata alla concentrazione di pseudoequilibrio nel liquido, lì scatta la reazione con la metilenottanolammina. Finché la CO2 non finisce di penetrare, non comincia a reagire. Allora, onestamente io non lo so, non ho mai rivisto la letteratura specifica sull'argomento, quindi mi fido che chi abbia rivisto le cose mi stia dando l'informazione corretta. Field discretization ratio, questo lo modifichiamo da 2 a 10, è un parametro che serve nel calcolare la differenza delle concentrazioni tra il liquido e l'interfaccia liquido-gas. Più questo parametro è alto e più Aspen ripete il calcolo vicino al gas, perché è dove le concentrazioni delle specie in fase liquida variano di più. In altre parole, immaginate che la vostra CO2 sta penetrando dal gas dentro al liquido. La zona in cui la concentrazione di CO2 tra quella nel gas e quella nel liquido varia di più è quella proprio all'interfaccia, dove c'è la penetrazione. Quindi è anche la zona in cui il calcolo deve essere ripetuto con maggiore finezza spaziale. Cioè, in altre parole, ricordatevi quel che c'era scritto nei libri di scuola. La teoria del doppio film. Con la CO2 che entra dal gas dentro il liquido. E questa è più o meno la sua concentrazione. La differenza tra questa concentrazione e questa concentrazione è data dalla costante di R, punto e basta. Ma il profilo è dato da come vanno i fenomeni di trasporto.
Col parametro che abbiamo toccato sulle reazioni, gli stiamo dicendo che la reazione avviene al 90% nel bulk del liquido e praticamente non avviene nel film. Adesso, con questo parametro qui, noi gli stiamo dicendo, in questa zona di film liquido, dove la concentrazione di CO2 varia rapidamente, fai tanti calcoli. Ma quando arrivi al bulk, fai finta che la concentrazione è pressoché costante e tratta il bulk come, diciamo, un punto. È più chiaro così il concetto, ragazzi? Ma cos'è? Devi Sì. tipo calcolare un integrale, gli dai più intervalli piccoli in quella zona lì, No, una una cosa simile. derivata, non un integrale, però il concetto è esattamente lo Sì, stesso. una. Il Ok. concetto comunque è quello. Più o meno. Va bene. Ok. E quindi questo parametro l'abbiamo spiegato. Andiamo qui. Rate-based calculation, sì. Flow model mixed vuol dire che il bulk del liquido e il bulk del vapore sono trattati come perfettamente mischiati. Adesso non sto più parlando dell'interfaccia tra liquido e vapore. Sto parlando del liquido e del vapore che stanno in uno stadio teorico. Quelli hanno un'unica concentrazione valida per tutto, se io lascio selezionato questo parametro. Potrei selezionarne di diversi, ma significa appesantire il calcolo. Questi parametri sono dei parametri di correzione semiempirica, nel senso che se voi sapete che queste correlazioni 1, 2 e 3 sono difettose, allora voi correggete i risultati con questi numeri qua. Per un calcolo di prima approssimazione uno può lasciare tutto 1, anche perché servirebbero dei dati di impianto con cui confrontare. Allora, vediamo il parametro film resistance. Liquido. Abbiamo quattro opzioni. Non c'è film. No, c'è. Considera il film vuol dire che nel film c'è sia il trasporto che le reazioni. Film reactions vuol dire che ci sono solo le reazioni e discretizza vuol dire nel film c'è sia il trasporto che le reazioni. Ed è quello che utilizziamo. Allora, il parametro consigliato dall'AspenTech è 5, quindi stavolta mi adeguo. Nel gas, invece, si considera che non si hanno reazioni. Quindi, praticamente, gli diamo solo il trasporto di massa. Ok. Questa è la correlazione con cui lui calcolerà l'hold up, cioè stadio teorico per stadio teorico, qual è la quantità di liquido che bagna l'assorbitore e che è essenziale anche a calcolare sia il ratio di reazione che quanto deve essere larga la colonna in base alla cosiddetta portata d'ingorgo. Design. Allora, siccome noi in questo giro dobbiamo trovare contemporaneamente la portata minima di solvente e il diametro di colonna minimo, perché siamo ad altezza non infinita ma molto grande, dobbiamo attivare questa opzione qua. Se io non attivassi questa opzione qua, il diametro di colonna minimo dovrei cercarmelo da me manualmente, andando a vedere qual è il diametro minimo per cui comincio a ingorgare la colonna, cioè ad averla tutta piena di liquido e con perdite di carico molto alte. Se non voglio fare questo lavoro io manualmente, attivo questa opzione qua.
Gli diamo come parametro di tolleranza l'80% dell'ingorgo. E poi base stage. Allora, lui vi chiede, ma il diametro minimo di colonna, a quale spazio teorico lo devo calcolare? Perché Aspen presuppone già che la portata di vapore non sarà la stessa lungo tutto l'asse della colonna. Potrebbero accadere dei fenomeni dentro per cui la portata di vapore non è esattamente la stessa. Perché in effetti, se uno fa un bilancio di massa a priori del sistema, l'unica cosa che sa è che la portata totale liquido più vapore deve rimanere costante. Però è sempre possibile che una parte del vapore condensi, una parte del liquido vaporizzi. Piatto per piatto. Bene, allora cominciamo a dirgli 10. Perché nel libro poi si vede che il base stage è sempre tra 5 e 15. Uno deve essere bravo a indovinare qual è il piatto teorico in cui la portata di vapore diventa massima. Se lo sbagliamo al primo colpo, niente paura, perché dopo che la simulazione è girata almeno una volta, noi abbiamo a disposizione i profili di colonna. Se abbiamo sbagliato a mettere questo numero, vuol dire che avremo calcolato un diametro teorico non del punto giusto. Ma il calcolo del profilo liquido-vapore, Aspen lo fa giusto comunque. E quindi noi al secondo giro possiamo subito riprendere questo errore qua. Allora, più i soldoni. Leggendo le reference si trova che la reazione della CO2 con l'ambiente di allontanamento è esotermica. Quindi la portata di vapore è massima nel punto della colonna in cui la reazione è al massimo perché il calore liberato fa vaporizzare un po' d'acqua. Leggendo un altro po' di reference, uno va a vedere che questo può succedere. O in testa alla colonna dove l'ammina è più fresca, o in fondo della colonna dove c'è più CO2. Quindi, di primo acchito, senza saperne niente, il base stage o è vicino a 1 o è vicino a 100. Quindi io praticamente me la sto giocando a testa o croce, ragazzi. Potevo mettere o 10 o 90. Ok? Ah, dopo aver letto il libro ed essermi preparato la lezione fino a ieri, ho visto che l'opzione di mettersi vicino a uno era quella giusta. Però questo è spiegarvi il razionale che ci sta dietro. Qui il vapore aumenta perché c'è liquido che vaporizza nel punto in cui la reazione spinge di più, perché la reazione libera calore. Ma la reazione spinge di più o dove c'è tanta ammina libera o dove c'è tanta CO2 che reagisce, non in mezzo. Perché in mezzo un po' di ammina è già carbonatata e la CO2 è di meno. Quindi in mezzo voi anzi dovreste avere che la reazione è al minimo. Allora, serve qualcos'altro? Apparentemente no, però andiamo un attimo qua. Rate Base Report. Incolliamo almeno questo, che magari è sempre utile guardarselo. Allora, speriamo che vada tutto bene. Intanto me lo salvo. Allora, se cliccate Next siete a posto e niente paura se va piano, perché è normale.